Salve a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo scendere le scale. Dobbiamo completare la missione che qui ci sparano addosso. Hanno fatto irruzione al piano di sotto. E questa parte sarà veramente un inferno. Allora, qua possiamo cambiare l'equipaggiamento. Sì, perché io il fucile a raffica non lo voglio. Questo, fai schifo. Io ti odio con tutte le fibre del mio essere da videogiocatore e non. Dammi l'Avenger. Ho detto dammi l'Avenger. Non mi porta per il culo. Accetta, grazie. Ok, in questo caso posso usare il proiettore ad arco. Quindi, ragazzi, oggi vedrete il proiettore ad arco. A Zaid gli mettiamo... No. Vabbè, gli altri lo usano bene, ho visto. Ok, esci. Carichiamo questo. Ottimo. Dammi lo spacca corazze. È passato qualche giorno dall'altro episodio. Io non l'ho ancora chiuso il gioco. Io sto facendo tutta una missione unica. Ok, ottimo. Dicevo, questa parte sarà un casino perché... Madonna, forse ho scelto la parte sbagliata. Allora, io devo arrivare a quella porta laggiù, capito? No, ci sono anche Varren qua. Bestia. T'ho visto, sulla destra. Guarda, supposta calibro rovente nel baugio. Oh, con calma e per piacere, Bravo. Ottimo. Sì, ma arrivacci laggiù però. A parte che vabbè, io posso fare così. Questo però devo essere vicino per poterlo usare. Vai, 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 vai. Bestia, l'ho mancatissimo. Dai. Quello era strage. Per chi ha seguito il primo episodio nel primo Mass Effect sa quant'è potente quella mossa. Vai, vai, 7, 6, 5. Oh, ce l'ho fatta senza morire al primo colpo. Quella pistola lì non è buona per uccidere all'istante, ma è buona per stunnare, molto buona per stunnare, altrimenti io lì ci sarei rimasto. Anche questa, guarda, è qualcosa di allucinante. È tempo di aprire quelle dannate. Dai. Io, ragazzi, comunque non vedo l'ora di cambiare fucile da cecchino, perché questa qui non è forte e ci vuole troppo a ricaricarsi. Sì, il Windows non vedo l'ora da avercelo. Bestia. Munizioni. Dunque, dietro quel... Ma mi porta in giro Shepard. Vabbè, meno male che non ha saltato. Non ha saltato l'ostacolo qui. Oh, dai. Vai, olio cuore. Dietro questo angolo qui
c'è l'inceneritore. Cioè, nel senso, c'è quello con lanciafiamme. Vieni, vieni, bravo, bravissimo. No, è il soldato mercenario. Allora, Jacob. No, vai, vai là. Raggiungo la posizione. Dai. Mi posiziono. Bravo. Va bene, va bene, ho capito. No, è morto? Sì. No, be. Sì. Ah, no. No, e dai! Ci sta 3 ore lì a sparare. Cioè, non è che gli spara. Non gli spara proprio. E poi comunque sia non l'ha neanche stunnato. L'ho colpito ma non l'ha stunnato. Ah, no, ok. Che se mi facevi rifare la parte della guarda ti tiravo uno schiaffo virtuale al gioco. No. Cecchino. Siamo sotto attacco, Shepard. No, guarda, non l'avevo ancora notato. E tu insisti con questo fucile a pompa. Te lo infilo. Hai capito dove te lo metto? Ecco. Mi fa essere volgare che ci sono anche delle signorine che ci stanno osservando. Ma dai! Ho il cuore! Bello così. Però allora qua dobbiamo giocare. No, zero. Mischia. Ma come zero? Se sono morto non mi ridà le munizioni. E allora scusa, non è giusto. Io li ricarico col bug. No, così non lo becco. Va bene. Bugiardo! Presto mi servirà una mano. Cominciano a farsi più aggressivi. Oh! Beh. Dai! Non lo prende! Non lo prende! Però non mi prende neanche lui, però che cacchio! No, No, bestia. Jacob, hai intenzione di darmi una mano o no? Hai ricevuto un par di... Guarda, non è che mi stai facendo una bella figura. Vai, scoppia, esplodi. Bravissimo. Corri. Olio cuore. Se non conoscete quella pubblicità siete delle brutte persone. Yes! Torna qui, Shepard. Stanno entrando dalle porte. Dai, round finale. Facciamoli a pezzi. Coprimi le spalle. Penso io, Darkangel. Cucù. No, mancato. Come Krogan in arrivo? Da dove? Arrivo, tieni duro, non ti preoccupare. Ultimo colpo, bang. E adesso usiamo. Arrivo. Diamo fondo a questo. Boom.
Dai, ancora 6 munizioni. Oh, spara! Infatti sei morto. Ne resta una. Questa munizione la risparmio al momento. Si sono fermati. Vieni da me. Sono già qui. Degli ossi duri, ma ho visto di peggio. E così abbiamo eliminato Garm e il suo branco sanguinario. La giornata migliore a vista d'occhio. Era proprio un bastardo tenace. Hai già combattuto contro di lui? Sì, ci siamo già scontrati una volta. L'avevo sorpreso da solo, senza la sua banda ad aiutarlo. Ma non sono comunque riuscito ad ucciderlo. Non ho mai visto un Krogan con una rigenerazione così rapida. È uno scherzo della natura. Continuava a rigenerarsi finché non sono arrivati i suoi Vorcia. Mancava poco, ma ho dovuto lasciarlo andare. Ma questa volta no. I Krogan infatti hanno una potente rigenerazione, e più ci sono anche varie metodologie per potenziare questa abilità, tutto dovuto anche ai nutrienti che loro hanno nelle gobbe, sulla corazza praticamente. Possiamo definire l'equivalente umano di una divisa militare piena di borse, in cui queste borse, oltre ad averci munizioni, ci sono anche i medikit, quindi un soldato che da una parte ha le munizioni e dall'altra ha il medikit, più o meno la stessa cosa. La corazza da battaglia, infatti, come quella che aveva Garn, è diversa dalle altre corazze. C'aveva quelle marmitte che gli spuntavano qui dal collo, cioè dalle spalle, non dal collo, però sono tutti potenziatori. Restano soltanto i sole blu. Io dico di rischiare e aprirci la strada con la forza. Anche Vrex poi la userà una corazza simile. Tarek avrà anche gli uomini più forti, ma niente che non abbiamo già inoltre non si aspetterà un nostro attacco diretto. Eccola. Dannazione, pensavo di averlo già eliminato. L'hanno riparata, ma non completamente. Me ne sono assicurato. Stanno scaricando. Ok, round finale. Non so quanto male gli farà il cannone, il frizzino alla cannoniera. Però è sempre meglio che nulla. Allora, te là dietro. No! No, 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 la la la. Niente, no, l'ho voluto usare lì perché sennò veramente questa qua c'ha 3 scudi addirittura. Biotico, tecnologico e poi quello della corazza. Cosa? Chi? Quando? Dove? Perché? Non ho visto il colpo, mi hanno sputato in un occhio. Che è successo? Un moscino mi è entrato nell'orecchio e mi ha fatto zoletico al timpano. E quindi mettendomi il dito nell'orecchio mi sono sgrullato il cervello e sono morto. L'hanno riparato, ma non completamente. Allora. Stanno scaricando le truppe. Guardati le spalle, Shepard. Vai. Aia. Allora, concentratevi su di lei. Ma non ho i poteri sufficienti per abbattere le sue corazze. Ho preso il divano? Sì. Vai, Genta. È andata. Madonna, quando si abbassano, il momento preciso in cui sparo, mi fanno una rabbia. Perché sono una serie di colpi perfetti, mancati solo per un millimetro. Ok, adesso c'è la cannoniera. Si stanno calando lungo la parete laterale, piano terra. Ancora a piano terra. L'avevo preso lì. No, cosa vuole fare con il lanciagranate? Dovrebbe essere.
che sto facendo. No more sex. No! No! Lalala. Boom! Dunque. Tac, e io intanto cambio arma. Sì, è! Mi serve qualcuno qui però, nel senso, io qui combatto da solo. E ora muoio perché ovviamente sono da solo. Oddio, oddio, oh Colon! Non vale, ero entrato, ero entrato. Preso due volte che non gli è passato il colpo attraverso. Sì, è tre volte, tre colpi che non l'ha contati. No, questa volta l'ho mancato. Preso! Lui l'avevo preso, il colpo non l'ha contato. Questo li stenderà. Porco Giuda. Si stanno calando lungo la parete laterale. Piano terra. Andiamo. Mi piglia un po' di munizioni, vieni. E io resto qua. Così però non riesco a sparare a nulla. E allora vango. Faccio. Bestia, chi è che ci ha lanciato? Va bene, va bene. Lo usi te, lo uso anch'io. Schianta! Oh! Ora c'è il terzo round, quello della cannoniera. Sì, alleluia. Cominciamo veramente a non avere più voglia a questo punto. Ah, è vero, minchia. Ah, la corazza non ce l'ha tutta. E poi comunque sì, ancora non lo prende. No, perché quest'arma che fa schifo comunque. Quest'arma che fa schifo. Veramente. Allora. 5. Gli ho staccato l'orecchio sinistro. Dai, finiscilo. Dov'è? Oddio, è qua. Comunque conviene, danneggiare la cannoniera. Dai.
Ma mi date una mano? O no? Guarda Jacob, guarda Jacob. Gli ho detto di andare lì, ha fatto il giro del divano. No. Ma l'utilità dei membri dell'equipaggio, cioè. Da lì non riuscivano a far fuoco. Buon viaggio. Oddio, basta con questi qua. Dai, metti fuori la testina, bravo. Dai. Dai. Io ho preso la cresta, ma ovviamente il colpo non l'ha contato. Jacob, levati. Ok. Dai, che gli manca più poco. No, da qui non lo becco. Bestia. Dai, più. Mi manca più pochissimo. Animale. Vai giù. Esplodi. Esplodi, ho detto. Oh. Oh. Ah, Garrus. Alleluia, ne potevo più, Tireremo fuori da qui, Garrus. Tieni duro. Chiama Jacob. Assicurati che siano pronti per noi. Non ce la farà. Un portasfiga, Zaid. Oh. Guarda che questa missione qui comunque... E comunque, nonostante tutte queste morti... Continuo a dire che questa parte, anche in modalità folle, non è poi così difficile. Certo, il fatto è che lo scudo va giù con due colpi, però quando tu spari all'avversario alla testa e non lo prendi, il colpo gli passa attraverso, quelle sono cose che mi fanno veramente incazzare in tutti i giochi. Un po' come la modalità realismo di The Last of Us, quanto ci ho sclerato. Comandante, abbiamo fatto il possibile per Garrus, ma ha subito un brutto colpo. I medici hanno compensato con procedure chirurgiche e impianti cibernetici. Dovrebbe recuperare le piene funzionalità, ma... Shepard? Quello è un osso duro. Non credevo potesse alzarsi così presto. Nessuno vuole darmi uno specchio. Miranda ha parlato solo di una cicatrice. Quanto è brutto. Non peggio del solito. Diamine, Garrus, sei sempre stato brutto. Mettici un po' di trucco e nessuno lo noterà. Non farmi ridere, maledizione. La mia faccia sta insieme a fatica. Probabilmente è meglio così. Le donne ti ignoravano sempre e venivano da me. È tempo di gareggiare alla pari. Per via delle cicatrici, no? Francamente sono più preoccupato per te. Ho sentito brutte voci su Cerberus in questi ultimi anni. Mi coprirei le spalle. È per questo che sono felice che tu sia qui, Garrus. Se dovrò gettarmi nel caos, voglio qualcuno di fidato al mio fianco. Ti rendi conto che questo implica che anch'io verrò scagliato nel caos? Proprio come ai vecchi tempi. Quando avrai bisogno di me, sarò pronto a riprendere il servizio, Shepard. Mi sistemerò e vedrò cosa posso fare con le batterie principali. E prima di lasciarci, ragazzi, io direi di farci una chiacchierata con Garrus. E anche con Jacob, dai. Voglio parlare? Mi interessa più parlare un po' con te. Ci sto. Devo dire che tieni la tua nave in riga, ma è così che si ottengono i risultati. Continuiamo così e forse potremo anche farcela. Lo spero proprio. Non ho grande amore per i relitti derivanti dai fallimenti. Cerchi qualcosa di particolare o vuoi solo controllare?
Mi serve un motivo? Donna, è mia e voglio parlare un po'. Informale? È tutto nel mio curriculum. Ex alleanza come te. Niente razziatori o cose simili, ma anch'io sono stato messo da parte. Più fai le cose per bene, meno vogliono ammettere che bisogna fare qualcosa. Sei ancora in forma. Approfondisci, Jacob e Cerberus. Ah sì, su questo c'è il fumetto che fa cagare perché è fatto malissimo, che avevo recensito sul primo canale anni fa, ma probabilmente farò un'altra recensione migliore di quella che feci anni fa. E fa schifo comunque, proprio è orribile, terribile quel fumetto lì. Sembra che tu ne sia uscito comunque bene. Se non altro l'alleanza addestra bene i propri soldati. Una volta intrapresa quella vita, non puoi restare seduto a ingrassare. Sai come funziona, anche se scommetto che Cerberus ti ha rimesso insieme meglio di prima. Hai ottenuto qualche miglioria? Non ne ho avuto l'occasione. Impossibile. Mi tenevano sempre sedato. Immagino. Devono sempre avere il controllo. Se è tutto, comandante, tornerò ai miei doveri. C'è molto da preparare. Ok. Ma si è rinnegato due di qui e due di là, vabbè. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Sì, molto volentieri. Ecco. Prima ha parlato di lavoro. Periodo con squadra operazioni speciali. Studiavo genofagia. Esatto, qua. Una cosa importante. Sincero, omissione. E forse altre menzogne. Ma chiarimento necessario. Missione troppo importante per avere segreti. Lavoro su genofagia molto più di semplice studio. Immaginavo che non mi avessi detto tutto. Scusa, informazioni riservate. Ma tu meritato storia completa. Devi conoscermi, sapere cosa posso fare, cosa ho fatto. Non mentivo del tutto. Inizialmente ho fatto solo ricognizione, poi ho scoperto dati. Preoccupanti. Popolazione Krogan cresceva più rapidamente di quanto previsto. Krogan si adattavano a genofagia, malattia in recessione. I Krogan si sono semplicemente evoluti o i loro scienziati hanno trovato una cura? Scienziati Krogan? Ah, ma hai incontrato uno degno di tale nome? No, evoluzione naturale. Fisiologia Krogan estremamente affidabile. Surplus di organi, sistemi ausiliari, rigenerazione cellulare. Genofagia come qualsiasi altro ostacolo naturale, superato da evoluzione. Cosa ha fatto la tua squadra quando ha scoperto che i Krogan stavano sconfiggendo la genofagia? Condotto personalmente squadra scientifica. Genetisti, chimici, sociologi, matematici. Creato nuova versione di genofagia. Rilasciata su Tuchanka e altre aree Krogan. Ristabilizzato popolazione Krogan. Si stavano praticamente adattando e quindi hanno modificato la genofagia per sterilizzarli tutti di nuovo. Come avete diffuso la genofagia modificata? Operazioni segrete, ospedali, centri clan, scorte d'acqua. Molto difficile. Pochi Salarian su Tuchanka. Squadra scoperta diverse volte, liberata con forza, arduo. Meglio quando cose andate come previsto. Ma come? Non hai usato il velo? Mass Effect 3 ha detto di aver usato il velo. Oh, Rimba. Non hai mai considerato delle alternative? Centinaia, migliaia. Genofagia modificata ha offerto esito migliore. Stabilizzato popolazione, evitato scandalo che avrebbe scatenato ira Krogan. Scongiurato potenziale genocidio, guerra devastante. Soluzione migliore per Galassia, Krogan inclusi. Se i Krogan sono così pericolosi, perché non li avete sterilizzati direttamente? Non criminale di guerra, non assassino, genocidio non necessario. Specie Krogan violenta, aggressiva, ma con eccezioni, degne di essere salvate. Genofagia modificata, protetto Galassia, dato a Krogan speranza di sopravvivenza. Tutti vincono, bene per noi, bene per loro. Da un qualche punto di vista possiamo anche capirlo quello che sta dicendo, però se tu dici bene per loro, io vorrei sentire anche loro cosa hanno da dire, se poi anche loro sono d'accordo. Eh sì, effettivamente, sai, la genofagia ci ha stabilizzati, grazie per la genofagia, allora io mi metto l'anima in pace, sono contento di tutti. La genofagia è stata uno sbaglio, quasi un crimine di guerra. Ricrearla è intollerabile. Se non mi vuoi in squadra, non portarmi con te. Posso stare qui, studierò i collettori. Ma niente scuse, fatto quello che era giusto. Spero valga anche per te, se necessario. Devo riprendere lavoro. A presto. Magari durante prossima elaborazione e analisi tessuti. Ottima per tempo libero.
sempre avuto dei sentimenti contrastanti per quanto riguarda Mordin. Per carità, lui non è il classico Salarian che prende qualsiasi forma di vita e la seziona nel laboratorio per dire sì, facciamoci gli esperimenti, però non è neanche proprio un santo. Ah, aspetta, Joker. Come sta il nostro recente acquisto, Turian? Le sue ferite sembrano dolorose. Garrus è un tipo apposta. È un soldato. È un tosto. Ci vorrà ben altro per fermarlo. C'è qualcosa in lui. Mi viene voglia di stringerlo a me e sussurrargli andrà tutto bene. Lascialo in pace, no. Ti piacciono gli alieni? Sei attratta dalle altre specie? Beh, predire motivazioni ed emozioni umane e alieni fa parte del mio lavoro. L'intimità porta a una migliore comprensione. E la passione è sempre piacevole. È il carattere che conta, non la specie o il sesso. C'è altro, comandante? Wow! Abbiamo capito che la nostra Kelly è abbastanza attratta da Garrus. C'è qualcosa che dovrei sapere? Ha dei messaggi non letti nel suo terminale privato. C'è altro, comandante? È tutto. Sarò qui se le occorre qualcosa. Giochi, giochi, giochi. Ho sentito di Ferris Fields. Notizie su tuo fratello? È sparito. Sono tutti spariti. Ma li salveremo. Shepard e Lawson sono già al lavoro. Riporteremo indietro tuo fratello e ci assicureremo che i collettori paghino per averlo rapito. Bello vedere che al di là delle missioni, anche le interazioni fra l'equipaggio, comunque anche NCP come questi qua due che non fanno niente se no eseguire una sequenza scriptata da animazioni, comunque vengono influiti dalle circostanze. Bella sta cosa. Ehi, comandante, Garrus è di nuovo tra noi. Bene, è sempre stato il mio preferito, anche se a volte era troppo rigido. Qui va tutto bene, presumo. Stiamo solo discutendo della personalizzazione del posto di lavoro. I regolamenti di Cerberus sono chiari, signor Moreau. La personalizzazione non include l'applicazione di grasso sulle mie telecamere. È arrabbiata solo perché tutti i filmati su di me sono venuti malissimo. Guarda il io adoro il sarcasmo di Joker. È solo arrabbiata perché tutte le riprese che ha fatto su di me sono venute malissimo. Dulcis in fondo, andiamo a parlare con Garrus. Hai sentito? È svanita un'altra colonia, Ferris Fields. Ferris Fields, ne parlavano anche di sopra. Non aveva un fratello, esatto. Già, non l'ha presa bene. Quello che dicevo prima, praticamente, l'equipaggio è soggetto a ciò che lo circonda. E intanto mi è arrivato un messaggio. Shepard, ti serve qualcosa? Hai un minuto? Certamente, stavo solo controllando i sistemi offensivi. Non si può mai essere troppo cauti. Durante la nostra lotta contro Saren, pensavo di aver visto tutte le armi dell'universo. Il lavoro da mercenario mi ha dimostrato il contrario. E ora Cerberus ha ricostruito la Normandy, aggiungendo anche dei potenziamenti. Vorrei che ci fossimo uniti a loro prima. Non siamo con loro. Non ci siamo uniti a Cerberus. Finanziano la nostra missione, tutto qui. Rilassati, Shepard. Era solo un modo di dire. Non posso certo mettere in dubbio il tuo giudizio. Non dopo aver fatto ammazzare la mia squadra. Di cosa si occupava la tua squadra di mercenari? Da quanto ho capito non eravate sul mercato. Hai visto, Omega? Era piena di criminali che abusavano degli indifesi. Ho formato una squadra per tenerli in riga. Non eravamo mercenari. Perlomeno non ci pagava nessuno. Ci finanziavamo eliminando schiavisti, pirati o bande che si erano spinte troppo oltre. Sembra che tu non ti sia fatto molti amici tra le bande. Ho costretto 3 bande mercenari a lavorare insieme per eliminarmi. Il mio capo dell'SSC ne sarebbe fiero. Era semplice. Colpivamo le loro spedizioni, sconvolgendone le attività. Li logoravamo, li rendevamo furiosi. Accorrevano in carica nelle nostre imboscate accuratamente preparate. Fuoco incrociato e tiratori, pulito e preciso. Non avevano alcuna possibilità. Sembra quasi di sentir parlare di un'altra banda. In tal caso mi sono espresso male. Non ricattavamo nessuno, nessuna perdita civile. Erano le nostre regole. Ogni membro della squadra aveva perso qualcuno per mano delle bande di Omega. Non lo facevamo per soldi. Volevamo fare solo in modo che quei bastardi ci pensassero 2 volte prima di uccidere qualcuno per strada. Bello.
Formazione della squadra. Della tua squadra. Eravamo in 12, me compreso. Ex militari, agenti dell'SSC. Il solito. Avevamo un Salarian esperto di esplosivi. Sono certo che avesse un passato nella squadra operazioni speciali. Che tu ci creda o no, lo specialista tecnico era un Batarian. Non molto cordiale, ma poteva violare qualsiasi sistema esistente. Come hanno fatto quei mercenari a eliminare la tua squadra? È stata tutta colpa mia. Uno dei miei uomini mi ha tradito. Un Turian di nome Sidonis. Mi ha attirato lontano prima che i mercenari attaccassero la squadra e poi è scomparso. A parte me, sono tutti morti. Per colpa sua. E perché io non l'ho previsto. Non sono sicuro di capire. Cos'è successo esattamente? Sidonis mi ha chiesto aiuto per un lavoro. Una volta arrivato al luogo dell'incontro, non c'era nessuno. Quando sono tornato al nostro rifugio, i mercenari avevano ucciso tutti i membri della mia squadra tranne due. E anche loro non sono durati molto. Sei sicuro che sia stato un tradimento? Magari hanno ucciso Sidonis per primo. No, ho fatto delle ricerche tramite dei vecchi contatti. Aveva riservato un volo per lasciare Omega poco prima dell'attacco. Inoltre ha ripulito i suoi conti privati prima di partire. Mi ha venduto ed è fuggito. Sai dove si trova Sidonis ora? No, dopo aver lasciato Omega ha fatto perdere le sue tracce. Ma continuerò a dargli la caccia. Ho perso l'intera squadra tranne Sidonis. Un giorno lo troverò e regolerò i conti. Grazie per essere passato, Shepard. Ora ho delle cose di cui occuparmi. Ok, e con questa chiacchierata praticamente abbiamo dato il via a quello che poi ci porterà alla missione Loyal. Che lui continuerà questa sua indagine a livello personale, cercando indizi su questo Sidonis. Quando poi lo troverà ci informerà e poi succederà quello che succederà. Io direi che per questo episodio è tutto. E spero che vi sia piaciuto, anche se nella prima parte è stato molto spara-spara, ma almeno la parte di Omega e Archangel sono finiti. Garrus ce l'abbiamo a bordo. E nella prossima missione ci concentreremo sull'appunto la prossima missione che è nella lista delle cose da fare. Parleremo anche con la dottoressa che mi sono incastrato in mezzo alla porta. No, ok. Dicevo, parleremo anche con la dottoressa che nell'episodio in conosciamo l'equipaggio, la cricca di Shepard. Praticamente ci aveva chiesto di portargli una bottiglia di brandy Sherry Size che ho preso su Omega. E portandogliela commemoreremo i membri caduti del primo gioco. Detto questo, ragazzi, io la concludo qua e noi ci becchiamo alla prossima.